Ciao a tutti e benvenuti su Beating Beat, io sono Luca e oggi voglio aiutarvi a liberare un po' di spazio nell'hard disk. Forse non lo sapete, ma Windows 10 al suo interno ha delle impostazioni che aiutano a tenere traccia di dove la capienza dell'hard disk viene usata di più e di meno. Per prima cosa dobbiamo portarci nelle impostazioni del computer cliccando su Start e selezionando l'ingranaggio Impostazioni e qua nella finestra delle impostazioni clicchiamo su Sistema. Una volta in sistema, a sinistra ci saranno varie voci e quella che dovremo selezionare noi è archiviazione. Lasciate un attimo caricare, come vedete qui in alto c'è disco locale con la capienza usata e quella disponibile e sotto la capienza che ogni cosa vado ad occupare. Adesso il mio hard disk è praticamente vuoto, però c'è a funzionalità e file temporanei, che sono le due cose principali che probabilmente occuperanno lo spazio nel vostro disco. Se volete avere altre informazioni, qua in basso c'è mostra altre categorie, cliccate così che vedete effettivamente tutto quanto. Vi mostra anche file di sistema e spazio riservato che prima non mostrava, perché naturalmente non sono file che potete ripulire o gestire. Quindi principalmente, come ho detto, quello che vi interesserà è app e funzionalità e file temporanei. Siccome queste non ci interessano, clicco su mostra meno categorie e come prima cosa vado su app e funzionalità. App e funzionalità semplicemente è dove possiamo controllare la capienza dei singoli programmi ed eventualmente capire cosa ci serve o non ci serve. È utile appunto ogni tanto dare un'occhiata, controllare che non ci siano dei programmi installati che effettivamente non usiamo e ci occupano spazio inutilmente. Ma ciò che voglio veramente mostrarvi, che è sicuramente più utile rispetto alla disinstallazione di programmi che magari conoscevate già, è file temporanei. In file temporanei, una volta che accedete, fa un'analisi dei vari file che ci sono all'interno di Windows e come vedete ci sono alcuni già spuntati perché sono file che non servono, che Windows ha creato, che potete tranquillamente lasciare spuntato. Come vedete si tratta di alcune anteprime che vanno magari salvate nella cache quando andate su Esplora File, alcuni file non critici che vengono utilizzati da Microsoft Defender, cache shader DirectX, file temporanei internet, segnalazione errori. Non ci interessano tutti quanti, potete tranquillamente lasciarli attivi perché non vedrete alcuna differenza, non influirà sulla vostra installazione. Una cosa sicuramente che vi farà risparmiare spazio, come vedete la prima, file di ottimizzazione recapito, che potete selezionare perché questi file sono dei file scaricati da Windows per fare gli aggiornamenti magari tramite Windows Update, che una volta fatti non serviranno più, quindi potete cancellarli. Inoltre vi suggerisce anche la cartella download. Spesso è facile che scarichiamo dei file che poi ci dimentichiamo lì nel computer e non vanno mai più eliminati. Per questo motivo qui nella pulizia vi suggerisce anche quella cartella. È buona abitudine controllare spesso, comunque quando riuscite, la cartella download, così che non si accumulino troppi file, perché è uno dei principali motivi per il quale l'hard disk si riempie facilmente, perché si scaricano file continuamente e non si vanno mai più a eliminare. Io lo ripulisco perché so che ci sono file che non mi interessano e inoltre in fondo vi segnala anche il cestino. Ovviamente se ci sono file nel cestino vi suggerisce di svuotarlo, selezionate anche il cestino se lo volete svuotare e queste sono le cose principali. Una volta che avete selezionato quello che volete cancellare, che in linea generale sono praticamente tutti tranne download e cestino, che sta a voi decidere se volete svuotare il cestino piuttosto che volete eliminare tutti i file che ci sono in download, però fate attenzione appunto perché verranno cancellati completamente i file che ci sono in download, quindi siate sicuri di quello che state facendo. Magari controllate la cartella, salvatevi quello che vi serve, ok, spostatela in un'altra parte e una volta preparato tutto potrete rimuovere i file cliccando qua sul pulsante rimuovi file in alto alla lista. Inizierà l'eliminazione, dovrete attendere un po' e una volta finito ci sarà pulizia dei file temporanei completata. Possiamo tornare indietro e adesso ci siamo recuperati i nostri 300 mega, 400 mega che erano più o meno. Come vedete ci sarà sempre un po' di spazio occupato dai file temporanei. Questo perché se rientriamo, prima di tutto, vediamo che qui Microsoft Defender e le anteprime vengono rigenerate in automatico. Invece sotto potete vedere aggiornamenti 522 mega. Questi aggiornamenti sono quelli più recenti, qui vi vengono segnalati soltanto come capienza, ma effettivamente non è che potete rimuoverli, o meglio ci sono delle procedure che potete rimuoverli, ma
vi consiglio di tenerli perché sono i file di aggiornamento che nel momento che c'è qualche problema con il sistema operativo e dovete ripristinarlo, ce li avrete già. Per cui sono temporanei, ma effettivamente se li tiene da parte per semplificarvi il lavoro nel caso accadesse qualcosa. Quindi questo era come poter liberare un po' di spazio dall'hard disk nei modi più semplici e veloci possibili. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi e a commentare se avete domande o suggerimenti su nuovi video. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!